stranissimo. Infatti, Una cosa ti sento, solitamente però su cui non ho problemi. non vorrei fosse colpa mia. Sì, è colpa mia. Ah, Avevo abbassato troppo. ok. Possiamo partire allora? Scusa. Dai, sei stato il primo. Sì, partiamo che... Aspetta che non ho ancora partita la registrazione. Ecco, adesso stiamo registrando. È Bene. partita? Perfetto. Sì. Bene, buonasera a tutte e tutti. Questa quarta commissione si riunisce per discutere il regolamento della consulta dello sport. Io lascerei subito la parola all'assessora Bianconcini per la descrizione del documento. Grazie consigliera, intanto buonasera a tutte e a tutti e provo a raccontarvi un po' velocemente innanzitutto il percorso che ha portato alla stesura di questo regolamento e è partito ovviamente da una discussione di giunta e poi è stato condiviso in una riunione con tutte le società sportive, quindi è stata portata all'attenzione delle società sportive e sede nella quale è stato discusso e sono state apportate ovviamente delle modifiche anche da parte delle società sportive e in base a queste proposte, queste modifiche è stato creato questo regolamento. E probabilmente avrete già visionato magari il regolamento passato, è parte sostanzialmente da quello e abbiamo modificato sostanzialmente poche parti che adesso magari vi evidenzio e poi ovviamente se ci sono dei dubbi e delle domande insomma, le guardiamo insieme. E innanzitutto, ovviamente, è stato sottolineato nell'articolo 1 e come vengono composte, quindi quelle che sono i requisiti fondamentali delle associazioni sportive per entrare a far parte della consulta. Ovviamente devono essere regolate e costituite a norma di legge ed iscritte ovviamente al registro CONI, devono svolgere ovviamente attività senza fini di lucro e avere un ordinamento democratico di base, cioè interno, e presentare i bilanci annuali, consuntivi e preventivi, ovviamente se richiesti, all'amministrazione comunale. La missione alla consulta in sede del primo insediamento avviene previa richiesta scritta all'amministrazione comunale. E al momento della richiesta di ammissione le società sportive comunicano il nominativo che sarà quello che presenzierà alle riunioni della consulta. E, la prima modifica che abbiamo apportato è all'articolo 2, quindi che si riferisce alla sua durata, e abbiamo tolto il vincolo di durata insieme alla durata del Consiglio Comunale. Quindi abbiamo reso la durata fissa e perenne, perpetua, quindi resta costantemente in funzione a prescindere dalle elezioni e l'insediamento di un nuovo consiglio comunale. L'unica cosa che abbiamo ovviamente mantenuto come tale è che ogni 5 anni si rivotano ovviamente il presidente e il vicepresidente in modo da mantenere insomma quello scambio e quella rotazione ovviamente de democratica che un organo del genere deve prevedere. E, in secondo luogo, ed è questo è uno degli argomenti che ovviamente sono stati più discussi insieme alle associazioni sportive, sono state le finalità, quindi l'articolo 3. Molte delle finalità sono quelle che erano presenti anche nel regolamento precedente e si è voluto però sottolineare alcuni aspetti che adesso magari vi evidenzio così vi rendete conto la differenza rispetto al regolamento precedente. E, nel particolare, appunto, si sottolinea, si approfondisce il valore dello sport nei confronti dell'educazione, delle tematiche sociali e dell'aggregazione sociale. Quindi l'attenzione dello sport nei confronti prevalentemente anche della scuola, delle tematiche sociali, ovviamente in base appunto a quelli che sono i valori che lo sport promuove, e pone l'attenzione allo sviluppo dello sport di base in stretta correlazione con l'attività scolastica, quindi riprendendo sempre l'argomento di prima, quindi una forte attenzione ovviamente all'attività sportiva collegata all'istituto scolastico e all'educazione. E impegnandosi specialmente anche a promuovere politiche di contrasto al doping o comunque un'idea di sport promossa che ovviamente non deve essere dannosa e diseducativa.
E un elemento fondamentale è il costante raccordo e rapporto con i gruppi sportivi non istituzionali, quindi che non rispettano le finalità che vengono richieste all'interno della consulta, come possono essere per esempio corsi sporadici di, insomma, di yoga, quelli non costituiti formalmente, ma con cui però ovviamente è previsto un costante dialogo, ovviamente anche con oltre alle istituzioni locali. E poi ovviamente il presidente e il vicepresidente sono eletti nella prima assemblea, nella prima riunione, da maggioranza assoluta dei componenti. E come dicevo prima, le società e le associazioni che desiderano entrare a far parte della consulta successivamente alla nomina devono farne richiesta scritta, quindi seguendo sempre la procedura di cui parlavo prima. E ovviamente in quel caso l'amministrazione verifica che questa società rispetti i fini e i requisiti e comunica eventualmente al presidente della consulta che è stato eletto l'esito della richiesta per poi eventualmente ammettere la nuova società sportiva. E ovviamente la prima seduta è convocata dal sindaco e dall'assessore dello sport, e poi di conseguenza, non appena si insedierà la consulta, la convocazione avverrà a nome ovviamente del presidente della consulta che verrà eletto. Altra novità, per chiudere insomma quelle che sono state le modifiche più sostanziali al regolamento, è l'articolo finale, quindi l'articolo 10. Si è voluto mettere un elemento un po' più stringente riguardo all'esclusione in seguito a quella che è stata l'esperienza degli anni passati, perché insomma molto spesso le società sportive facevano parte della consulta ma solamente formalmente e non attivamente. E noi siamo insomma convinti che la consulta debba prevedere insomma l'attività propositiva di tutte le associazioni sportive, ovviamente, perché deve essere un organo funzionante e propositivo e insomma di applicazione di sviluppo di politiche sportive. Quindi è stato inserito nell'articolo 10 dei requisiti un po' più stringenti di partecipazione e di conseguenza di esclusione. Quindi uno dei requisiti per cui può essere richiesta l'esclusione di una società sportiva è l'assenza del proprio rappresentante a metà delle sedute della consulta negli ultimi 12 mesi da quando ovviamente si insedia, e in modo, come appunto dicevo prima, da garantire l'impegno un po' di tutti, ecco, sostanzialmente. E queste sono riassunte le novità, insomma, le modifiche più sostanziali che sono state apportate. Il resto dello scheletro è rimasto quello del regolamento dell'amministrazione passata, comunque delle amministrazioni passate in generale. E quindi, un po' per riassumere, abbiamo cercato di dare di non dare limite alla caduta e all'istituzione della consulta, in modo da garantire anche una possibilità più di lungo termine di poter sviluppare delle politiche, perché noi tutti sappiamo che ovviamente per sviluppare progetti di questo genere c'è bisogno di tempo e di costanza, e siccome causa Covid la andiamo ad istituire in questo momento che siamo a metà mandato, e ci sembrava opportuno dare la possibilità alle società sportive di poter lavorare più su un lungo termine. E abbiamo insomma voluto, prevalentemente le società sportive, sottolineare l'impegno nei confronti appunto dell'aggregazione sociale, dell'educazione e tutte quelle categorie della popolazione verso cui lo sport ha maggiore attenzione. Quindi parliamo della terza età, parliamo dei bambini, come parliamo degli adolescenti. E infine abbiamo appunto voluto cercare di garantire il più possibile un impegno da parte di tutti, mettendo quel limite appunto riguardo all'eventuale esclusione, perché è giusto che una società magari può essere meno attiva rispetto ad un'altra, ma deve comunque, facendo parte della consulta, essere presente e informata di quello che eventualmente la consulta
mette in piedi e progetta. Quindi questo un po', spero di essere stata chiara, e se c'è qualche dubbio vedo già mani alzate, quindi prego. Grazie Assessora Bianconcini, darei la parola al consigliere Minissale. Sì, grazie Presidente, solo due domande. Intanto ho letto e lo trovo redatto molto bene, chiaro, non c'è tantissimo. Chiedo soltanto se, ovviamente quando avete avuto la riunione, se tutto è stato condiviso da tutti, ovviamente, i rappresentanti delle associazioni, se non c'è stata nessuna critica o addirittura richieste di modifica, e se poi quella richiesta è stata messa in atto. Un'altra domanda, anche questa abbastanza veloce, siccome parla di rappresentante ovviamente dell'amministrazione, e come verrà scelto questo rappresentante? Ho detto. Perfetto. Sì, se vuole rispondere Assessora Bianconcini, direi. Poi passiamo la parola al consigliere Gotti dopo. Perfetto, grazie mille. E allora, come dicevo prima, devo dire che è stato accolto positivamente, a prescindere dalla qualità con cui è stato redatto, perché potete immaginare ovviamente anche voi che la voglia di poter ricominciare anche condividendo quelli che sono ovviamente e le politiche sportive e gli obiettivi che portano avanti è tantissima, quindi le società sportive sono state tutte molto soddisfatte e hanno accolto molto volentieri questo impegno, perché oggettivamente è un impegno che noi sollecitiamo e chiediamo alle realtà sportive del nostro territorio. Sono state le maggiori modifiche e le richieste appunto di intervento, come dicevo prima, e da parte delle società sportive sono state presentate nell'articolo delle finalità, perché appunto sono quelle che definiscono un po' ovviamente gli obiettivi della consulta e ovviamente declinano un po' il loro impegno nel portare avanti questa attività. Quindi, come dicevo prima, appunto l'attenzione a certe tematiche, come ovviamente l'impegno di organizzare eventi, organizzare iniziative, organizzare tutto quello che, quindi non solo l'attività in senso stretto sportiva, ma costruire intorno tutto quello che è a tutti gli effetti determinato e chiamato politica sportiva. Quindi non solo che bello, facciamo il corso e siamo riusciti a non chiudere causa Covid, ma condividere insieme quegli obiettivi e quei valori, ovviamente anche proponendosi alla cittadinanza, perché poi è quello la consulta, cioè non pensare solamente ai propri iscritti, che è assolutamente dovuto e legittimo, però insomma accordarsi e coordinarsi insieme per presentare anche delle proposte, delle progettualità per sviluppare lo sport all'interno della cittadinanza di Granarolo. Quindi quello devo dire che è stato abbastanza accolta positivamente, e c'è della voglia di fare. Sicuramente il Covid, da questo punto di vista, ha portato insomma tanta negatività, ma di conseguenza ha dato una bella spinta per ripartire. E per quanto riguarda invece il rappresentante sostanzialmente sarò io come assessore competente. Provvederò comunque a individuare. Sì, il sindaco ovviamente è sempre invitato a individuare eventualmente un mio sostituto in caso io non potessi presenziare, e probabilmente sarà insomma uno dei consiglieri, ecco, che possa avere insomma possa sostituirmi. Però tecnicamente il membro invitato ufficialmente è l'assessore per competenza e ovviamente il sindaco. Grazie. E, se è tutto chiaro, passerei la parola al consigliere Gotti. Perfetto. Sì, per me va benissimo, grazie, Assessore. Sì, buonasera, grazie Presidente. Allora, no, io volevo semplicemente fermarmi e dare una nota di merito, un apprezzamento sul punto che riguarda lo sport, che sempre più vedo un legame con scuola e sociale, che
mi sembra la strada giusta. Tra l'altro l'avevo anche ribadito in un'altra commissione, questa posizione di cercare di intraprendere sempre più questo percorso qua, e sono molto contento, quindi grazie. Qualcun altro desidera intervenire? Non ci sono altre domande, tutto... valutazioni? Sì, consigliere Falco, per me è tutto prego. Chiaro, quindi va bene. Perfetto. È stata chiarissima, grazie. Bene, se altri non intervengono, vorrei dichiarare anch'io il mio apprezzamento al documento. Credo che sia un buon punto di partenza e finalmente un segnale che si sta riprendendo un po' la vita normale, ce n'è tantissimo bisogno. Grazie. Non so, se non ci sono altri interventi, noi ci possiamo anche... Le tocca soltanto... Sì, prego, consigliere Munisale. No, dicevo, ormai le tocca solo chiudere la commissione, volendo. Sì. Abbiamo io già... sono l'assessore più fortunata, ma le mie commissioni sono... Ah, questa volta, sì, abbiamo fatto presto. Il documento, in realtà, insomma, era abbastanza chiaro e perciò, insomma, non c'è niente di... nessuna critica o nessun suggerimento, ecco. Questo è perché, cioè, lo confermo, ma ho sentito anche dagli altri, perciò secondo me va bene, anzi dobbiamo essere contenti di questo. Condivido. Grazie, sì. Grazie, bene, fa piacere. Bene, allora se non c'è altro, io dichiarerei chiusa la commissione. Abbiamo fatto veramente molto presto. Grazie a tutti. Davvero. Buon fine settimana a tutti. Buon fine settimana, ragazzi. Ciao, ciao. Buona serata. Buona serata.